Il Consiglio comunale di Andria ha ribadito la sua opposizione alla costruzione di una centrale a biomasse che la società Mamo New Energy Srl chiedeva di edificare in contrada Riviera sulla provinciale Andria Canosa. La richiesta di modificare la destinazione agricola di quella zona trasformandola in area industriale di tipo produttivo è stata bocciata quasi all'unanimità del Consiglio con un solo voto contrario. Si conclude così una vicenda iniziata addirittura nel novembre del 2007 durante la precedente amministrazione quando la Mamo New Energy Energy, società con sede ad Andria, avvia verso la Regione Puglia una procedura di autorizzazione unica per la costruzione di un impianto di combustione a biomasse della potenza di quasi 8 MW, alimentato da fonti rinnovabili come gli oli vegetali. Nei cinque anni successivi, tale richiesta di autorizzazione sconta una serie di passaggi, soprattutto burocratici, necessari per gli addempimenti di legge. Ma nel frattempo si alza un forte movimento di protesta, soprattutto da parte del mondo dell'associazionismo, che contesta la costruzione di un impianto industriale dal forte impatto ambientale. Questo sino ad arrivare al 20 dicembre del 2012, quando il Consiglio comunale, chiamato ad esprimersi sulla questione, nega una prima volta la ratifica dell'autorizzazione a procedere alla costruzione dell'impianto. In quell'occasione in realtà la maggioranza guidata dal sindaco Giorgino fu orientata in un primo momento verso la ratifica del provvedimento, purché rispettati gli obblighi di legge previsti dalla normativa regionale che imponevano la necessità per la società richiedente di utilizzare combustibili provenienti da filiera corta per almeno il 40% del fabbisogno. Fu a ore dal Consiglio Consiglio che invece il centrodestra scelse di presentare un emendamento con cui si negava tale autorizzazione. All'improvviso cambio di idea probabilmente contribuì anche la precisazione da parte della Mamo New Energy di voler far uso di combustibili provenienti da filiera lunga, da paesi esteri quando non addirittura da altri continenti. Sta di fatto che la delibera con cui si negò l'autorizzazione a costruire l'impianto non convinse né il TAR né il Consiglio di Stato, che, interpellati dalla Mamo New Energy, chiesero al Consiglio comunale di meglio motivare dal punto di vista urbanistico tale dignito. Go. Ieri si è giunti finalmente alla conclusione della vicenda. Dopo diverse conferenze dei servizi e le relazioni dei settori ambiente e sviluppo economico, il Consiglio ha negato, questa volta motivando dettagliatamente, la trasformazione urbanistica dell'area che avrebbe dovuto ospitare la centrale a biomasse. Una zona che quindi rimarrà agricola, dove da decenni operano rinomate aziende del settore primario e su cui insistono colture di grande pregio, premiate anche da marchi DOC e DOP. Una vittoria per gli operatori del comparto agricolo, una sconfitta per gli imprenditori della Mamo New Energy, che per una risposta definitiva sull'attuazione di un investimento da oltre 15 milioni di euro hanno dovuto attendere la bellezza di sei anni.